Ragazzi, buongiorno a tutti. Sta passando inosservata una cosa che poi io ieri, nell'euforia, diciamo, di vedere sbattere contro il muro sia la Juve che il Milan, non ho sottolineato. Cioè, ragazzi, la Juventus ieri sera a Torino è successa una roba stile Calciopoli. Forse ancora peggio perché l'arbitro fischia alla fine mentre i cancellieri. Il giocatore dell'Empoli calcia a porta vuota, cioè non capisco perché non ne stia parlando nessuno. Ragazzi, no, non bisogna farla passare sotto banco e soprattutto inosservata questa cosa. Cancellieri, calciatore dell'Empoli calcia a porta vuota perché il portiere non c'è e l'arbitro fischia alla fine. Mi dici di cosa stiamo ragionando? Siamo tornati a Calciopoli qui. Altro è la Marotta League. Questa è l'Agnelli League che è tornato a abitare in Olanda, lì dove è andato? Amsterdam, dove abita? Vogliamo parlare poi del Milan che non fischiano un rigore netto al Bologna di Kier, perché Kier fa il rigore netto, non glielo fischiano, gli danno un rigore inesistente a favore al Milan. Vogliamo parlare di questo? Gliene danno due, di due rigori che danno al Milan, forse ce n'è mezzo. Anche perché poi il fallo lì era quasi in aria sul secondo rigore. Ma di cosa stiamo ragionando? Basta! Basta! Bisogna farle notare queste cose. Perché i primi che rubano sono loro e stanno rigirando la frittata verso di noi perché siamo più forti di loro. Perché soprattutto il Milan, se vuole fare qualcosa, deve giocare sempre su Leao. Se vuole provare a fare qualcosa. Un giocatore che segna pochissimo, ma che con quelle scorribande spacca le partite. Di là, quello sta cacciando a porta vuota, l'arbitro fischia alla fine. Cioè, la Juve deve perdere contro l'Empoli. La Juve ha rubato un punto l'altra sera. Di cosa stiamo ragionando? Stasera c'è l'occasione per schiaffeggiarne moralmente. La vince la Firenze. Manca Aslani, Giuse, manca Frattesi. Non me ne frega una sega a me di chi manca, non me ne frega proprio nulla. Perché comunque ci sono due giocatori super motivati che devono dimostrare di essere da Inter. Frattesi un po' meno, Aslani un po' di più, ma comunque stasera giocheranno due ottimi giocatori, secondo me, con tantissime motivazioni che hanno tanto da dimostrare. E ripeto, soprattutto Aslani. Quindi sono tranquillo perché la motivazione spesso la fa la differenza. E poi per quello che riguarda Allegri, che è finito sulla pizza, cosa ti dicevo? Quello lì fa quelle dichiarazioni perché gli ha paura. Finirà sulla pizza, acciuga. E infatti è finito sulla pizza e gli è andata bene perché loro dovevano perdere contro l'Empoli. L'arbitro fischia mentre quello calcia a porta vuota. È una roba vergognosa. Vergogna! Ma Livorno è tutta interista, Livorno ama l'Inter, non c'entra nulla Livorno e Allegri, lascialo perdere Acciuga e il Gabbione, Livorno ama l'Inter, io non sono di Livorno ovviamente, si sente che non sono di Livorno, ma Livorno è di interista, Livorno è nerazzurra Acciuga e spero che quest'estate, mentre tu passeggi lì di fronte alla Parmigiana e al ristorante, spero ti prendano per il culo, perché Livorno è nerazzurra, quindi ragazzi, poche... Cioè, capito, poche parole. Stasera bisogna entrare in campo, vincere con un rigore, vincere giocando male. A questo punto lo sai che ti dico, non me ne frega nulla, ma l'importante è vincere. Perché gli dai un paio di schiaffi morali, perché sia la Juve che il Milan hanno dimostrato ad oggi di non essere alla nostra altezza. Perché anche lo stesso Milan, se Zigzag lì... fa il 2-1 a 10 minuti dalla fine, gli spacca le gambe. Questi non vincono mai, questi non la pareggiano nemmeno. Secondo me, quegli altri poi dovevano perdere. Quello calcia a porta vuota, finita. Basta, dammi il pallone, il mio. Ma di cosa stiamo ragionando qui? Ma la Marotta League di che? Voi siete i primi e rubate. Ciao, Inter.